video, questo è il terzo video che dedico alla sofferenza, all'argomento della sofferenza, un argomento diciamo complesso e pesante. La sofferenza assoluta esiste, la sofferenza atroce esiste purtroppo, e con i miei precedenti discorsi, con i miei precedenti video sulla sofferenza, non ho voluto minimamente dimenticare le persone che soffrono tanto, le persone che soffrono troppo per guerre, fame, sete, malattie gravi, handicap gravi, e addirittura in molti posti quelle persone che si trovano a soffrire fisicamente in quei posti dove mancano le medicine. Anche le medicine più elementari. Per le sofferenze atroci non è facile trovare risposte e il senso, ma di certo molti mali purtroppo sono causati dall'uomo, dallo stesso uomo, per incuria, negligenza, avidità, follia, brama di dominio, brama di progresso. Molta sofferenza al mondo è causata dalla povertà. Dalla povertà estrema, causata a sua volta dallo sfruttamento sconsiderato che i paesi ricchi hanno operato e continuano ad operare sui paesi ricchi di materie prime come l'Africa. Molte altre sofferenze sono causate dalle sperequazioni di risorse, dalla cattiva allocazione delle risorse e dagli sprechi. Altri mali sono causati dall'avvelenamento repentino dell'aria che respiriamo, dall'avvelenamento delle acque e del suolo che producono cibo avvelenato che arriva sulle nostre tavole e che va a modificare il nostro stesso DNA. I governi hanno molte responsabilità perché permettono alle multinazionali di flagellare il pianeta con la corsa senza scrupoli al profitto, all'affare a tutti i costi. Molta sofferenza è causata anche dall'abbondanza di chiacchiere che il sistema ci propina quotidianamente, tralasciando gli insegnamenti e messaggi importanti che davvero contano e che davvero andrebbero trasmessi per dotare le persone di tutti gli strumenti psichici necessari ad affrontare un eventuale dolore, o necessari strumenti necessari a prevenire anche eventuali dolori. Ognuno di noi in più dovremmo coltivare portare
È una voce nel deserto che vuol richiamare gli esseri umani ad amarsi gli uni gli altri, a collaborare e ad aiutarsi a vicenda per il bene di tutti, ammazzando le chiacchiere e il menefreghismo. Una voce che vuol richiamare l'uomo a fare le cose giuste per la salute fisica e psichica di tutti, perché è certo che molta sofferenza ce la causiamo da soli, noi stessi, con le nostre azioni e i nostri pensieri sbagliati. Per esempio, quando pensiamo che la sofferenza sia una punizione o un demerito per le nostre azioni. Pensare e agire male causa sofferenza a sé e agli altri, e ciò è profondamente ingiusto. Quindi non dobbiamo solamente pensare positivo, pensare bene, ma dobbiamo anche agire bene. Come ho detto prima, purtroppo l'uomo inquina, avvelena, distrugge, si è messo a fare la guerra alla natura. Questo non è bene, questo va a svantaggio di tutti. Dunque, morale è che chi soffre tanto va aiutato e amato, e se chiede di poter morire per porre fine alla sua agonia, io urlo che vada accontentato, perché la vita ad ogni costo. La vita ad ogni costo la ritengo un'assurdità e nessuno può arrogarsi il diritto di costringere una persona ad agonizzare in un letto fino all'ultimo respiro. Nessuno può arrogarsi questa pretesa, questo diritto. Nemmeno i preti, i leader religiosi. Nessuno. Grazie per avermi ascoltato. Spero vi sia piaciuto questo video e che vi sia utile. Ci sentiamo presto. A presto. Ciao.